3, 4. Esaurono i fiori notturni, nell'ora che penso ai miei cari. Sono apparsi in mezzo ai biborni le farfalle crepuscolari. Sono nuova la bellezza che ha toccato la mia gente, al dolore come presagio di una grandezza. O niente che si commuove per uomini che innalzano, che ci sono. Sappiatelo, non sappiamo niente come me. Nel buio c'è chi veglia, scava la terra in cancella, segreto di un fiume. Che non ha le religioni. Cammina sotto i miei passi, vuoti una vita stupefacente, di doloroso, di pericoloso. Gli uomini contenti. C'era sulla metà della sorella, era là, significata. Era là, l'avevo rimontata, ma peraltro. Venuto per il pane al suo quotidiano, la scoprivo in basso, stupito, si guardò, come parte, intorno. Vi immerse prima la testina, poi il mondo tutto a casa sua e la mia col resto, entrava tutto accanto in quella. Breve il mio stupore e il suo sguardo, improvviso, partì come vedendo. Io credo in queste cose, io ho creduto sempre nei miei modelli, e se più piasmi né mi lode, non saprò sempre come illusa tutto questo oggi, mi sollazzo. La gioia ce la metto io. Spesso, per divertirsi, i marinai prendono un albatro, uno di quei grandi uccelli di mare che seguono, indolenti compagni di viaggio, le navi in volo sugli atroci abissi. Suba, il re dell'azzurro, non fanno in tempo a posarlo sulla tolda che subito Coffo, impacciato, comincia a strascinare come fossero reni di ali grandi e bianche. Povero viaggiatore alato, come fiacco e sinistro, e comico e brutto, lui, poco fa così bello. Uno gli mette la pipa sotto il becco, un altro, zoppicando, fa il verso allo storpio che volava. Il poeta è come lui, principe dei nembi, sta con l'uragano e ride degli arcieri. In terra, tra grida di schermo, solo, per le sue ali da gigante, non riesce a camminare. Le poète semblable au prince dénoué, qui entre la tempête et série de l'arche, exilé sur le sol, au milieu des ouais, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Questo per Baudelaire il poeta, un albatro che per le sue ali da gigante non riesce a volare. Benvenuti all'ottavo reading di scrittura creativa, che è un progetto in atto da una decina d'anni presso il liceo, e dove i ragazzi si sono messi in gioco e si mettono in gioco scrivendo poesie e racconti. È una serata nella quale siamo entrati in conflitto con altre attività, quindi leggeremo testi scritti da noi e molti leggeranno testi scritti da altri. E allora, come inizio abbiamo ascoltato la lettura di alcuni poeti classici e anche moderni. E adesso vi presenteremo i nostri lavori, quindi vi auguro una buona serata. Buonasera, questa è una poesia di Luca Chiudioni. Stai lì, su quel cornicione, a divertirti, nel salto del peso della vita. Sospesa mantieni l'equilibrio, enjambé, e torni giù, leggera, composta, pronta a un nuovo salto. Sai del pericolo che corri, del vuoto che ti circonda, eppure osi staccare il piede dal tuo esile sostegno. E con questa grazia, per un istante, deridi il peso della vita. Ed io ti osservo, commosso, mentre tu, come fringuello, su quel cornicione, allegra, salti. Buonasera a tutti, leggerò delle mie poesie e poi un racconto scritto in falsa persona. Ha una porta chiusa dentro a sé, non fa entrare nessuno. Osservo il dettaglio, lo perde ancora. Non nota lei che lo guarda vogliosa di lui.
La sua anima è come un bambino, vuole solo giocare, vuole ignorare tutto il resto. Il caldo risveglio della giovine età attende, attende lui le partite lontane, come il piccolo Peter Pan. Sei lì che cammini, tranquillo, leggero, corro, ti seguo, non riesco a raggiungerti. Le gambe tremano di dolore, ma sono veloci, tu sei più veloce. Sei vicino, non posso toccarti, sola, con le mie lacrime, con quei piccoli frammenti rossi. La tua ombra, qui accanto a me, si avvicina, mi abbraccia, mi consola, è la mia salvatrice, mi sfogo e mi ascolta. Urla per me, perché ormai non ho più voce. È tutto per me, è il mio mondo racchiuso in due cuffie. Ed eccomi qui, steso su una sedia, ad aspettare speranzosa l'arrivo di qualcuno. Invecchio e non cercano, sogno e dimenticano. Penso e mi distruggono l'anima. Un grido straziato e poi niente, il mio corpo privo di vita e il mio viso rigato da lacrime straziate. Ora leggerò un racconto in memoria del pallavolista morto Vigo Bovolenta. Non piangete per me che mi chiamo Vigo. Vigo Bovolenta è nato a Contarina. Vigo vuol dire forza e io ero forte. Se ne vuole, sapete, per non perdersi mai l'animo dentro un palazzetto dello sport pieno zeppo di tifosi che non puoi deludere, come le strade di un destino che non puoi evitare. Oggi vi dico una cosa, di tutti i peccati della psicologia, il più mortale è l'indifferenza verso la bellezza. Ma cosa serve conoscere le nostre rotelle di ramazzo? A cosa serve rubare il segreto e ogni meccanismo dentro di noi, se poi possiamo fare a meno dello stupore della meraviglia? Io amavo la vita, e la pallavolo per me era bellezza per la vita, allo stato puro. Anzi, per me che mi chiamavo Vigor, la vita era la pallavolo. Avevo 37 anni, uomo nel fiore della sua esistenza. Io ero uno dei campioni che Velasco voleva vedere in campo, con gli occhi di tigre. Quando sono stato male, stavo facendo quello che più mi rendeva felice, giocavo a volley. Con i miei compagni, amici, la vita non è niente senza amicizia. Quando non sentivo più i battiti del mio cuore, stavo disputando una partita macerata. Giocavo la mia Forlì contro la Lube. Ricordo che eravamo al terzo set. Sono andato in battuta. Toccava a me. Quante volte è capitato a me la battuta d'azione? Quante volte toccherebbe a voi e non la fate e vi dite «No, non ci riesco, la rete è troppo lontana». Quante volte non tirate quella palla con tutta la forza che avete in corpo, oltre quella rete che vi divide da un sogno? Non voglio più sentirvi dire stronzate del genere. Ho amato, e qui chi lo fa perde. Meglio non amare, così non si perde. Io no, amavo, e perdevo, e anche vincevo. Io no, perché mi chiamo Vigor, e a me piaceva salire sui treni, e non passare e guardarli andare via senza di me. Allora ho preso la palla con le due mani, l'ho fatta roteare su se stessa come una trottola. Poi l'ho fatta rimbalzare due, tre volte a terra. I miei gesti di sempre. Poi ho gettato via la palla, e ho chiesto aiuto. Me ne vergogno un po', devo aver mormorato una roba non da me. Mi gira la testa, cavolo. Dopo mi è rimasto il buio negli occhi. Dicono che non ho mai più ripreso conoscenza. Poi mi hanno fatto per moltissimi minuti il massaggio cardiaco in campo. Poi sentivo sulle coste della loro frenetica disperazione. Poi ho perdi fiato verso l'ospedale di Macerata. Non mi hanno salvato, ma se c'è una cosa che non sopporto è che io quella battuta non sono riuscita a farla. Mannaggia la miseria. Adesso, da cui sento un rumore fastidioso, delle polemiche, delle accuse. Se avete ragione, io me la sono andata un po' a cercare, ma cosa ci potevo fare se il mio cuore batteva troppo forte? Nel 1990 mi ero dovuto fermare 4 volte, ma ero tornato, perché senza pallavolo non sapevo stare. Spero che Federica non se la prenda con me e con le persone che mi facevano fare il mio sport preferito. Mi dispiace soprattutto che i miei figli cresceranno senza un papà, ma voglio che un giorno spiegassero loro una cosa. Che il mio cuore era così veloce, ma così veloce che ha seminato tutti gli altri cuori nella salita verso il paradiso dei pallavolisti. Vorrei che imparassero a schiacciare anche loro, forte, senza paura, con tutta la forza, oltre la rete, non arrendendosi mai alle difficoltà di cui continuamente muore le nostre passioni, anche le più piccole.
Non volevo smettere io che mi chiamo Vivio, e ho vinto io, perché non ho smesso neppure di fronte all'ultima sirena. Non piangete per me che mi chiamo Vigor, e Vigor vuol dire forza. Abbiamo ascoltato le poesie di Irene e un testo che ha trovato sulla chiesa. Ora ascolteremo Susanna, che leggerà un brano di Camilla, che non è potuta essere qui perché è malata, ieri si è malata. E si intitola Ryan. Il sole splendeva in cielo e l'oceano scintillava sotto i suoi raggi. Amelia era seduta sul lettino sul tetto della famiglia che guardava l'immensa distesa d'acqua turchina, immersa nei suoi pensieri. Chissà dove era Marianne in quel momento, chissà se poteva vederla, se si ricordava di lei. «Ehi, posso sedermi?» sorrise. «Dipende, hai portato anche a me una di quelle barrette al cioccolato?» A lei le porse la barretta. «Ok, ora ti puoi sedere», fece una smorfia. «Grazie, stai ancora pensando a Ryan?» «Proprio così, tutto il tempo, non posso smettere, non voglio smettere». «Ti capisco, sai, avevo un ragazzo che è morto e la mia migliore amica è morta. Per lei è stato peggio». «Ale, ma tu hai 18 anni». «Già, per questo i miei mi hanno mandato qui. Penso a lei ogni giorno, mi manca. Noi eravamo sorelle, sai. Ci aiutavamo a vicenda e facevamo le stupide insieme. Le volevo davvero bene, vorrei solo che potesse essere qui con me». «Già. Il mio ragazzo, beh, lui era incredibilmente bello e l'amavo, o almeno credo. Sai, i miei genitori dicono che era una cattiva influenza. Per caso Ryan lo è stato per te?» «No, vedi, lui... credo di essere stata io la cattiva influenza, perché...» Lasciò la frase troncata a metà e tacque. Nel silenzio riapparvero i vecchi fantasmi. «Signorina, sa dirmi dove si trova? Mi sa dire il suo nome?» «Volevamo dei figli. Non puoi morire, perché noi ci disintossicheremo e metteremo su famiglia». «Ryan, Ryan, Ryan, mi senti, Ryan?» «Signorina, devo chiamare qualcuno?» «Non toccatelo, ci sposeremo, noi ci sposeremo». «Ryan, due tizi hanno sparato a mio padre per prendergli l'orologio. Non l'ho mai detto a nessuno». «Ryan, ti prego, svegliati». «Amelia». Una voce la distorse dai tuoi ricordi dolorosi. «Amelia, c'è una visita per te, un certo dottor Pett, potresti dirgli che sono occupata». «Certo, tutto bene, chi è?» «Lui è un amico. E se è un amico, perché non lo fai entrare?» «Ale, io, ecco, vedi, quando ero sotto l'uso della droga ho detto delle cose molto brutte, ho ferito delle persone. Loro erano la mia famiglia e io, sai, credo di non poter sostenere il loro sguardo. Ma loro vengono a farti visita, loro ti vogliono bene, sono davvero degli amici. Io sono qui da quanto? Un mese? Hai mai visto qualcuno che venga a trovarmi? Io non ho amici così e tu dovresti farmi entrare. Io sono tua amica, Ale, ma so solo 18 anni, quindi io ti voglio bene. Sai, non ho mai amato davvero. In realtà ho amato mio fratello, le mie sorelle, mia mamma, mio padre, ma non ho mai... Io ti amo, Ryan. Adesso ti prego, non pensare che io sia pazza, non mi lasciare. Amelia, sai, credo di essere anch'io innamorato di te. Mi vuoi sposare? Sai, potremmo disintossicarci e avere dei figli. Scherzi? Certo che ti sposo. Tu vuoi dei figli? Sì, ma prima dobbiamo disintossicarci, altrimenti io non potrei. Chiamerò un amico e troverò un posto dove potremo farlo insieme, poi potremo essere felici. D'accordo, allora credo che queste le dovremmo buttare. Oppure un'ultima volta? Va bene, un'ultima volta. Amelia, sto parlando con te. Il terapista interruppe i suoi silenzi. Se vuoi uscire di qui ti devi aprire con gli altri. Non riusciva a parlare di sé alle terapie di gruppo. Si limitava a partecipare da spettatrice passiva. Non l'hai ucciso tu, va bene? Ale, per favore, lascia che parli lei. No, non posso. Io devo uscire oggi e non posso se lei fa così. Non posso finché non ammette con se stessa. Amelia, tu non hai ucciso Ryan. Ha preso la droga da solo, non è colpa tua. I singhiozzi esplosero numerosi da quel piccolo porticino. Fino ad allora non aveva manifestato a nessuno le sue emozioni, neanche a se stessa. D'accordo, adesso posso uscire di qui. Amelia era superato davanti alla porta e stringeva forte la mano della sua nuova amica. Vorrei poter restare qui, mi sento al sicuro, ma non posso. Tra pochi attimi mio padre sarà qui, sulla sua berlina nera, e mi toccherà andare via con lui. Ale, tu devi uscire di qui.
Sai, stare puliti dentro è fin troppo facile, non è reale. Devi uscire e combattere contro se stessa per rimanere così come sei in questo istante. Perché sei bella, dentro e fuori. Ora puoi riscattarti con i tuoi genitori, i tuoi amici, con te stessa. Ora puoi studiare, impegnarti e diventare una persona migliore. Un'automobile nera lucida apparve sul vialetto davanti alla porta. Le due si abbracciarono. Non ti drogare, d'accordo? E chiamami se hai bisogno, perché adesso io sono la tua famiglia. La ragazza annuì. Farò del mio meglio. Ah, Amelia, lascia entrare i tuoi amici. Va bene, ora va. Un ultimo saluto, un cenno dal finestrino e una porta si chiuse a separarli. Il tempo passava più lentamente da quando l'amica era uscita. Chiamerò un amico e troverò un posto dove potremo farlo insieme, poi potremo essere felici. Volevamo dei figli. Non puoi morire, perché noi ci disonticheremo e metteremo su famiglia. Ryan, 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 mi senti, Ryan? Non l'hai ucciso tu, va bene? Amelia, tu non l'hai ucciso, Ryan. Ha preso la droga da solo, non è colpa tua. Potremmo essere felici, ci disonticheremo e metteremo su famiglia. Non è colpa tua. Amelia, si asciugò le lacrime e si voltò lentamente. Amelia, sei pronta? Il taxi è arrivato! Il taxi procedeva lungo la strada e lei aveva visto allontanarsi la struttura che l'aveva ospitata per quasi 3 mesi. Il suo luogo sicuro, il luogo in cui aveva accettato se stessa, grazie anche a quella piccola rompiscatole di Harley. Chissà, magari l'avrebbe vista presto. Rivedere quelle case, quelle vie, quello che era l'ultimo posto in cui era stata veramente felice. Con Ryan e adesso quella vista l'annientava. La testa le doleva in una maniera insopportabile. L'immagine di Ryan steso sul letto con gli occhi spalancati la tormentava e le toglieva il respiro. Il taxi terminò la sua corsa, pagò l'autista. Indugiò a lungo davanti alla porta di casa. Ogni centimetro di quel posto le parlava di Ryan. Non ci riusciva, non poteva aprire quella porta. Non da sola, la vista sarebbe stata troppo forte per lei. Quando ecco che una voce la distorse dai suoi pensieri. Amelia, si girò incredula. Amelia, sarà passato neanche 1 mese e tu non mi riconosci più? Ali, mi sei mancata, che ci fai qui? Le due ragazze si abbracciarono. Sai, credo che nella casa accanto i tuoi amici ci stiano aspettando, andiamo? Se vieni con me ce la posso fare. Inoltre qualsiasi cosa è meglio che affrontare casa mia. Una serie infinita di abbracci la travolse. Sembrava che l'avessero perdonata. Ora toccava a lei a perdonare se stessa. Intrattenere nella serata ci sarà Margherita che leggerà prima un racconto di Giulia, dopodiché ci sarà Martina che leggerà una citazione di Hermanessa accompagnata dalla base musicale di Dino. Sorseggiavo la mia tazza di caffè, nell'altra mano il mio libro preferito. Mi rifugio sempre in quel bar quando ho bisogno di pace. Tavolino in fondo a destra, all'angolo. Le pareti di casa sono troppo bianche, mi fanno bruciare gli occhi. Forse è per questo che non accendo quasi mai le luci di sera. Era una giornata come tante, il sole, la gente, il caldo. Quasi quasi mi annoiavo. Assorta come ero nei miei pensieri, mi bastava voltare pagina per cambiare posto e compagnia. Se prima il battito e il respiro erano regolari, quando si aprì quella porta ed entrò, non riuscii più ad avere il controllo sul mio corpo. Il mio cuore aveva le gambe, corse fino alla gola, poi giù verso lo stomaco. La gamba destra, appoggiata sulla punta del piede, iniziò ad andare su e giù, sempre più veloce. Tutto era alquanto fastidioso. Si sedette 2 tavolini più in là, come se volesse essere guardato. I nostri sguardi si incrociarono un paio di volte. Nulla di particolare se non fosse stato per quegli occhi. Oserei quasi dire che il mare era come i suoi occhi. Con tutta la mia volontà mi ci sarei tuffata. Se avessi capito prima che tipo era, forse avrei messo il salvagente. Sembrava pensieroso, si grattava la fronte e faceva scendere la mano passando per la guancia. Quasi come una carezza, finché non arrivava alla barba. Si grattò anche quella. Quell'insieme di elementi così inebriante sembrava un'opera d'arte rinascimentale. Sai di quei quadri pieni di colore ed emozione? Sorseggiai un altro po' di caffè. Quegli occhi mi martellavano il cervello, i suoi movimenti mi incuriosivano. Avrei voluto seguirli per tutta la giornata, anche per tutta la vita magari. Ero elettrizzata, mi contenevo a malapena. Pensai di andare a parlargli, in fondo le occasioni, quelle vere, capitano raramente nella vita.
Mi ci volle un po' per convincermi, mi sarei volentieri fatta correggere il caffè. Lui era lì, a pochi passi da me. Le mani mi sudavano, le gambe un po' tremavano, sempre più. Ad ogni passo mi pentivo di essermi alzata. La sua bellezza si avvicinava, c'ero quasi, era lì. Stavo per fargli un cenno con la mano e poi parlargli, quando sparì nel nulla. Avevo girato pagina. Fuoco d'artificio e riso di bambino, sguardo di donna nel vetro di uno specchio e tante altre fantastiche cose che esse, appena scoperte, svaniscano. Solo il tempo di un momento, solo una donna, un respiro di vento. Ahimè, lo sappiamo con tristezza. E ciò che dura e resta fisso non ci è così intimamente caro. Pietra preziosa con gelido fuoco, barra d'oro di pesante splendore. Le stelle stesse, innumerabili, se ne stanno lontane e straniere, non somigliano a noi, effimeri, non raggiungono il fondo dell'anima. No, il bello più profondo e degno dell'amore pare incline a corrompersi, è sempre vicino a morire. E la cosa più bella, le note musicali, che nel nascere già fuggono e trascorrono, sono solo soffi, correnti, fughe, circondate da aliti sommersi di tristezza, perché, nemmeno quanto dura un battito del cuore, si lasciano costringere, tenere, nota dopo nota, appena battuta, già svanisce e se ne va. Così, il nostro cuore è consacrato con fraterna fedeltà a tutto ciò che fugge e scorre alla vita, non a ciò che è saldo e capace di durare. Presto ci stanca ciò che permane, rocce di un mondo di stelle e gioielli, noi anime quelle diventa sapore, sospinte in eterno altare, spose di un tempo senza durata, per cui la rugiada su un petalo di rosa, per cui un battito d'ali d'uccello, il morire di un gioco di nuvole, scintillio di neve, arcobaleno, farfalla, già volati via. Per cui lo squillare di una risata, che nel passare ci sfiora appena, può voler dire festa o portare dolore. Amiamo ciò che ci somiglia e comprendiamo ciò che il vento ha scritto sulla sabbia. Salirà sul palco Rebecca che ci leggerà un racconto scritto da Luca, poi Federica che ci leggerà una delle sue poesie accompagnata sempre da Dina alla chitarra, poi il suo racconto e infine Lucrezia con i suoi aforismi. Te la devi smettere di fare certe cose. Paolo si accasciò delicatamente sul divano, accompagnato dalle braccia della moglie. Mentre si sedeva, percepiva la maglietta sudata collimare lentamente con la sua schiena. Le gambe, sotto i pantaloni della tuta, erano finalmente libere dal peso del corpo, ma rimanevano contratte, attente al minimo movimento improvviso, come se non si fidassero della fine dello sport. Se continui così, la prossima volta ti riposi in un letto d'ospedale. Paolo avrebbe voluto rispondere, ma non lo fece. Il fiatone gli avrebbe sicuramente rotto le parole in gola. Cercava altresì di trattenersi, di respirare normalmente, per non dare corda alle parole di rimprovero della moglie. «Vado a prenderti qualcosa da bere, così ti schiarisci la gola». L'uomo fece un leggero cenno con il capo e aspettò di rimanere solo nella stanza per lasciarsi sprofondare tra i cuscini del divano, emettendo tutto d'un fiato l'aria trattenuta fino a quel momento. Eppure ci sono sempre riuscito. Il primo pensiero andò subito alla cena della sera prima. Aveva sicuramente influenzato la prestazione sportiva, rimanendo troppo pesante, indigesta nello stomaco, durante la notte. E questo fiatone,
I suoi pensieri parevano anch'essi interrotti da lunghi sospiri che continuavano a fargli salire e scendere profondamente l'addome, coordinato dal pulsare insistente di un cuore inseguito ora in ogni angolo del suo corpo, nei polsi, nelle gambe, nel petto e nella testa. Tum, tac, tum, tac. I tamburi di una nave alla deriva. Tese un braccio verso le gambe. Erano tese corde di violino. Cercò in vano di rassicurarle, accarezzandole in un leggero massaggio con il palmo della mano. Nell'allungarsi, però, sentì la schiena restare immobile al suo posto, senza seguirlo nel movimento, placato ormai con il sudore e la maglietta allo schienale del divano. «Guardi queste scarpe, sono ideali per chi ha problemi di schiena come lei!» Riaffiorarono alla mente le parole celebrative della commessa e con esse un profondo senso di disgusto, come capita spesso a chi viene tradito. S'accorse poi di una strana figura alla televisione. Un uomo, sulla cinquantina, lo osservava senza battere ciglio. Che buffo uomo! Era seduto scomposto sul divano, nascosto da mille cuscini, tanto da sembrare un pesce fra le fauci di uno squalo. La testa, stempiata, pochi capelli, appiccicati sulla fronte da una fascetta sudata ed un volto paonazzo, quasi ubriaco. E quella stupida tuta che rendeva tutto di un pezzo un corpo ormai senza più forme. Ah, proprio un uomo buffo! Paolo ne ebbe pietà e lui si compiacque di quel sentimento di superiorità, di vita da spendere, tipica del giovane di fronte al vecchio. Poi, una goccia di sudore scese lungo la fronte e, superata la barriera delle sopracciglia, arrivò direttamente nell'occhio dell'uomo. Paolo piegò velocemente la testa, serrando le palpebre, ma il movimento improvviso gli causò una forte fitta lungo tutta la schiena, una corda tesa dal collo fino alla punta del piede. Indolenzito, alzò nuovamente la testa verso il televisore e riconobbe la smorfia di dolore sul suo volto. «No, non è possibile!» Lentamente, estrasse dalla tasca di pantalone il portafoglio e prese la patente, l'affiancò al volto dolorante ed ora più sorpreso che mai nello schermo. E allora capì. «Tieni un bicchiere d'acqua. Cosa fai? Ti guardi giovane? Guarda che capelli neri che avevi!» Capì che non si sarebbe mai ricordato di quel vecchio uomo. La barba mi avvolgeva con il suo tepore. Ci risiamo, pensai. Avevo di nuovo urtato qualcuno. La devo smettere di chiudere gli occhi ogni volta. Mi scusi, ero distratto. Quando alzai lo sguardo, esso rimase catturato dai suoi lineamenti. Non era particolarmente bella, ma c'era qualcosa in lei che mi impediva di voltarmi e continuare per la mia strada. Mentre lei accettava di buon grado le mie scuse, i miei occhi immagazzinavano ogni suo minimo particolare e ogni minimo gesto. Il taglio dei suoi occhi nocciola era accentuato da un'ombra scura che avvolgeva l'intera palpebra. Le guance erano tinte di un colorito rossastro, scatenato dall'imbarazzo. Il mento ospitava una fossetta che si distendeva ogni volta che un sorriso prendeva possesso del suo volto. Si era chinata per prendere un dépliant che le era scivolato dalle mani a causa dello scontro. La brezza continuava a soffiare leggera, imperterrita, faceva volare i suoi capelli oltre al suo naso.
Avrei voluto baciarla, senza sapere bene perché. Mi piaceva e basta, niente spiegazioni superflue. Come il vento, che dopo una carezza passa oltre per spirare altre cose davanti a sé, lei era passata e aveva toccato di sfuggita al mio cuore. Poi se n'era andata, seguita da un leggero inseguirsi di foglie. Voglio fare con te ciò che la primavera fa con i ciliegi. A questo mondo vi sono solo due tragedie. Una è non ottenere ciò che si vuole, l'altra è ottenerlo. Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro sciocca vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose, a loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Il buono finisce bene e il cattivo male, questa è la letteratura. Goditi potere e bellezza della tua gioventù, non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite, ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto in un modo che non puoi immaginare adesso. Adesso Dino ci suonerà e canterà una canzone che ha musicato lui e che ha scritto Rebecca. Si chiama Away, l'ha scritta la Rebecca. Io ho provato a fare quello che ho potuto.
basso, cercano insetti rasoterra, sentono l'aria che spinge da sopra, lontano le nuvole avanzano grigissime, il cielo odora di un presagio di tempesta. Da occidente il vento gelido e giusto porta un boato, sfregiano la Spagna, stridono i denti ancora d'oriente. Un sole nero si è alzato a Gerusalemme e questa notte è irreparabile. E dove? Dove fa chiaro? Arriva la tempesta. I tuoni rintronano fin dentro le case. La tempesta assoluta del Signore del mondo. Arriva e i cani stanno latrando, non sapendo dove salvarsi. Arriva il tuono, lo scroscio. Arriva lo schiaffo della storia, abisso della tradizione, punto radente, tabula rasa. Non ci sono più le parole. Un latrato nomina il mondo. Poesia di Gianfranco Lauretano, che è stato il nostro mentore insieme ad Antolini in questo percorso e che inviterei sul palco. Grazie. Mamma, che poesia triste. Forse l'ho reso io, l'ho reso un po'. No, no, tu allora. Professor Antolini ha la voce più bella del liceo, ma non solo scientifico, no? Sentite, è un onore questa voce. E poi... anche del nuovo linguistico, eccetera. Noi apriamo questi file. Cosa dobbiamo fare? Ma che fai tu? Perché si fa un corso di scrittura creativa? Sì. Non per insegnare a scrivere, perché più passa il tempo, più, ma lo dico tutti gli anni, mi sembra difficile, no? Forse non ci sono regole. Quest'anno la cosa che mi ha sorpreso è l'8 che il prof. Antolini ha messo nel reading, ottavo reading, perché 8, sono già 8 anni, più gli anni che abbiamo fatto senza il reading. Allora, mi è venuto in mente un verso di un poeta, un grande poeta, che abitava verso Ravenna, verso Cervia, è morto un paio d'anni fa, Tolmino Baldassari. È un poeta dialettale, quindi questo verso lo dico in dialetto, ma io non so parlare in dialetto, dopo spero che si capisca. Perché Tolmino ha scritto in una poesia la parola è un fatto che succede. La parola è un fatto che succede. E mi sembra che questo sia il motivo per cui, intanto è la spiegazione di cos'è la letteratura, no? Che è quella cosa in cui i buoni finiscono bene due volte e i cattivi finiscono male, non sempre. Ma soprattutto è questo, il tentativo di far sì che la parola non sia solo flatus, no? Fiato di voce che vola via, ma una cosa che succede, un fatto che succede. Oltretutto oggi, secondo me, neanche i fatti sono fatti che succedono. Oggi mi sembra che non succeda quasi più niente. Cioè, che tutte le cose che succedono, non succedono. Ad esempio, 2 o 3 giorni fa ci sono state delle elezioni in molti paesi, anche grandi come la Francia, avete presente, no? In Germania, anche in Italia. Cioè, dopo 2 giorni sembra che non sia successo niente. Di quella cosa che secondo me è importante, perché si è deciso a chi dare il potere, anche di amministrare noi, no? Sembra che non sia, succedono delle guerre, delle cose tragiche, delle cose belle, bellissime.
e sembra che non succeda più niente. Oggi si scrive molto, non so se quest'anno si sia fatto l'altro corso parallelo e concorrente di giornalismo. Sì, sì. Oggi c'è molto la cronaca, ma non c'è il racconto, non c'è la storia. Per questo mi ha colpito quel lotto, perché noi, Alberto, stiamo facendo una storia, stiamo, no? E questo è quello che mi piace dello stare con i ragazzi. Quest'anno è successo un fatto importantissimo in realtà, ho compiuto 50 anni. Ecco, è sempre più un onore che loro stiano con me, no? Che invece loro hanno sempre, quelli che vengono hanno sempre 16, 17 anni, al massimo 18, non so come funziona. Sì, perché, ecco, è questo, no? Stare con loro fa sì che succedano delle cose. Ad esempio, certe parole che loro hanno scritto, o certe parole che abbiamo letto assieme di grandi autori, sono fatti che sono successi fra di noi. Quest'anno poi è venuta al liceo Mariangela Gualtieri, no? Che ci è venuta a trovare stasera. Ecco, la sua venuta è stato un fatto che è successo. E io l'ho visto perché molti di loro sono rimasti colpiti da come lei ha letto la sua poesia, da come ne ha parlato, no? Anzi, non so se è previsto, se anche stasera... scusa, non volevo toccare. Non so se mi sono spiegato, perché più passa il tempo meno so parlare, ma questa è il discrimine. No? È la differenza, il passaggio. Margherita, non so se la tua interessantissima domanda o risposta. Sì. È il motivo per cui io faccio questa cosa, mi piace fare questa cosa, perché le parole non siano solo cronaca, no? Non siano solo una cosa che passa, ma fatti che succedono. Credo che sia successo, non so. Buonasera. Margherita è infortunata, quindi va piano piano. E adesso salirà sul palco Rebecca, che ci leggerà una citazione tratta da La tigre e la neve di Roberto Benigni. E in seguito avremo Martino, che ci leggerà alcune sue poesie. Su, su, svelti, svelti, veloci, piano, con calma, non va affrettate. Poi, non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili. Aspettate almeno un'ottantina d'anni, Scrivete su un altro argomento, che ne so, sul mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo. Ecco che non esiste una cosa più poetica di un'altra, Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Che cos'è la poesia? Non chiedermelo più! Guardati nello specchio, la poesia sei tu. E vestitele bene le poesie, cercatele bene le parole, dovete sceglierle. A volte ci vogliono 8 mesi per trovare una parola. Sceglietele, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. Da Adamo ed Eva. Lo sapete quanto ci ha messo Eva prima di scegliere la quella di fico giusta? E come mi sta questa, e come mi sta quella, e come mi sta questa? Ha spogliato tutti i fichi del paradiso terrestre. Innamoratevi. Se non vi innamorate è tutto morto, morto, tutto è. Vi dovete innamorare e diventa tutto vivo, si muove tutto. Vi lapidate la gioia, sperperate l'allegria, siete tristi e taciturni con l'esuberanza. Fate soffiare in faccia alla gente la felicità. E come si fa? Per trasmettere la felicità bisogna essere felici. E per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Siate felici, dovete patire, stare male, soffrire. Non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre. E se non avete mezzi, non vi preoccupate, tanto per fare poesia una sola cosa è necessaria, tutto. Avete capito? E non cercate la novità è la cosa più vecchia che ci sia. E se il pezzo non vi viene da questa posizione, da questo, da così, per buttatevi in terra.
Mettetevi così, eccolo qua. Oh, è da distesi che si vede il cielo. Guarda che bellezza. Perché non mi ci sono messo prima? Che cosa guardate? I poeti non guardano, vedono. Fatevi obbedire dalle parole. Se la parola muro non ti dà retta, non lo usare più. Non lo usare più per 8 anni, così impara. Che è questo buono, non lo so. Questa è la bellezza. Come quei versi, là, scritti sulla lavagna, che voglio che rimangano scritti lì per sempre. Forza, cancellate tutto che abbiamo finito. Ci vediamo mercoledì. Ciao ragazzi. I capelli rossi, la tua risata che dice, però mi sono divertita tanto. Il tempo raccoglie questo istante, l'etero lo abbraccia alla morte. I sogni, i litigi, le riconciliazioni, gli storni di chi crede che la realtà sia quella che si vede, ormai sono un film riavvolto, un'immagine sbiadita, un arco di Traiano che non vale le tue guance rosse. Lo stringerti accanto e ripensare insieme a tutto quello che abbiamo passato, al bacio che ti ho dato, alla sfuriata che ho preso, alla sfuriata che hai preso, alle lacrime che ho versato, all'amore che mi hai portato. Si risolve tutto come sabbia nel vento, allontanato dallo scorrere del tempo. Scusi, sarebbe disposta a sopportarmi quando sclero, a coccolarmi quando ne ho bisogno, a non farmi sentire solo? No? Ok, allora niente. Ancora me lo chiedo perché si ama. Forse è qualcosa di innato, oppure ce lo insegnano mentre diventiamo grandi. Io ancora non l'ho capito cosa significa diventare grandi, dico. Scusi, se ho bisogno di un abbraccio o di una persona con cui vivere, non è che potrebbe darmi la No? Ok, non fa niente. Sembra stupido aver bisogno di un contatto fisico quando i sentimenti si dimostrano in un altro modo, ma sarà il DNA, sarà quel che sarà. Ma la sicurezza si ricerca in modi non congeniali, sicurezza di essere meno soli, di potersi, almeno, guardare negli occhi. Scusi, ogni tuo passo, ogni tua sillaba è poesia? No, non attacca? Posso fare di meglio? Niente? E se le prendo un mazzo di fiori? Ok, andrà meglio la prossima volta. Ma la vita è un grande giardino e non c'è un fiore, non un albero che valga i tuoi petali che mi baciano, il tuo naso che mi sfiora. Io ancora non lo so perché si ama. Proust dice che l'amore adulto dice ho bisogno di te perché ti amo. Bukowski dice che dell'amore adulto Proust non ci ha capito un cazzo. Ma la vita è un grande giardino e a me non interessa neanche quanto è grande. L'unica vera primula che bacia il sole all'alba, quella è la primula che tiene tra i capelli. Salirà sul palco Anna che ci leggerà un suo racconto e poi 2 poesie di Madre Teresa e subito dopo Rebecca con un suo racconto intitolato 21. Ecco, anche questa notte è successo, anche questa notte. Anche questa notte sono sveglia, non riesco a prendere sonno, come al solito. La mia mente non smette di brulicare, sento i muscoli delle spalle fremere, le gambe in agitazione. Basta, mi alzo in piedi, tanto so bene perché hai tutto questo movimento. Un punto fisso, apro il cassetto, quello dove si trovano gli indumenti per lo sport, e il mio sguardo è già lì, fisso. Lo afferro, me lo stringo al petto e socchiudo gli occhi con un grosso respiro. Poi lo porto al naso e mi meraviglio ancora una volta di come questa stoffa riesca a mantenere da anni lo stesso odore, anzi, lo stesso profumo. Forte, lieve, delicato. Si sentono anche gli odori di questi ultimi anni in cui è sempre rimasto lì, piegato e adagiato prima sugli altri, dolcemente. Apro gli occhi e lo guardo, le maniche di un colore blu metallico racchiudono il disegno, una fiamma capovolta, brillantata, bianca, viola e rosa. Riposo, per salutare la squadra a tempi,
La squadra è pronta per iniziare il suo lavoro. Per oggi ci sono da fare i doppi salti e gli avvitamenti al corpo libero. Flick è rovesciato indietro e avanti e Flick senza mani alla trave. Rondata Flick con salto e ribaltata al volteggio e infine verticali con mezzo giro e gran volte le parallele. Ecco, di nuovo, sto fissando di nuovo un punto inesistente sul soffitto. Spesso e volentieri mi capita che mi ritorni in mente il saluto di noi ginnaste e immagino di essere ancora lì, in palestra. E alcune volte mi sembra che la mente non voglia essere in altro luogo che lì, dal momento che perdo la percezione di chi e cosa mi sta attorno e non riesco più a pensare ad altro. Abbasso la testa e lo riguardo, mio. Nessun altro ce l'aveva come il mio. Scuoto la testa, è inutile, tanto so che è tutto inutile. So che se lo indosserò di nuovo, sicuramente non riuscirò mai a indossare quel camice bianco, il body. Ama. Ama finché non ti fa male. E se ti fa male, proprio per questo sarà meglio. Perché lamentarsi? Se accetti la sofferenza, se l'accetti e se la offri agli altri, ti darà gioia la sofferenza. È un grande dono. Chi l'accoglie, chi ama con tutto il cuore, chi offre se stesso, ne conosce il valore. Tieni presente che la pelle tra le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Perciò ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti, anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che compassione ti portino rispetto. Quando, a causa degli anni, non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai. Inno alla vita. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è ricchezza, valorizzala. La vita è amore, vivilo. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è un'avventura, rischiala. La vita è la vita, difendila. L'amore non è una cosa da poco. Non si può dire credo di amare. O si ama o non si ama. Lo senti. Lo senti nella pancia, lo senti nel cuore, lo senti nella testa. Amare è un insieme di cose. È il non vedere altro che una persona, è il fare progetti, il perdonare gli errori dell'altro. Amare è sentirsi a casa, è sapere che sia un'unica cosa. Si ama col tempo, si ama con la maturità necessaria. Ed è per questo che trovo parecchio bizzarro chi rimpiange i tempi andati. Ah, se fosse ancora come il primo giorno. Si ama di più dopo 10 anni che i primi mesi. Quella è passione, basta. L'amore è riuscire a stare come una persona, guardandola negli occhi per ore senza provare imbarazzo. L'amore è fatto di parole, come di silenzi, ma silenzi che dicono più di un libro intero. L'amore è quando distingui il sesso dal fare l'amore. È volare, fare paracadutismo, parapendio, salto con elastico. L'amore è sapere aggiustare se c'è qualcosa che non va e non buttare via cercando qualcosa di nuovo.
L'amore è, e deve necessariamente essere, uno scoprirsi tutti i giorni. L'amore è non avere rimpianti, è l'avere un dialogo, il dirsi tutto. L'amore è presente, futuro, con esso non esiste passato mentre lo vivi. Le esperienze, i ricordi restano, si innestano nelle azioni di ogni giorno, diventando anch'esse presente. Non ti lasciano. E in fondo l'amore è anche questo, il non sentirsi soli. Ma non bisogna sbagliare. Ho bisogno di te perché ti amo, e non ti amo perché ho bisogno di te. La differenza è abissale. L'amore è quando puoi tutto, quando anche solo per un istante riesci a sentirti immortale. L'amore è necessario, un po' come lo zucchero nel caffè, la musica della discoteca. L'amore, beh, effettivamente non lo si può paragonare a qualcosa di così piccolo. L'amore è come la mamma per il bambino, è come la gravità per la terra. È indispensabile, fondamentale, e senza saremo perduti. L'amore è come la stella polare, sai che è lì ad indicarti il cammino e sempre ci sarà. Non importa se fuori è nuvoloso, non importa se i tuoi occhi non vedono abbastanza lontano, la sua presenza è reale, la senti, e in amore, per vedere, toccare, sentire, basta una cosa soltanto, il cuore. Mi dissero, sei la fine del mondo ma l'inizio di me, ed è anche questo. Nonostante l'impossibilità umana, può risultare la perfezione per qualcuno, e non un qualcuno qualunque. Amarsi è completarsi a vicenda, sapere che dove i tuoi limiti sembrano incombere, ci sarà sempre qualcuno a porgerti la mano per aiutarti ed andare avanti, senza timore. E se ora, se che avessi intenzione di obiettare, sostenendo che la definizione appena presentata sembra come uscita dalla riproduzione lenta, vorrei dirvi che si sbaglia. Le difficoltà esistono, dalle più semplici litigate alle difficili crisi dovute ai mille problemi della vita, ma possono essere superate, restando uniti, decidendo cosa si è disposti a rischiare per un progetto più grande. E questo progetto, questo disegno, come avrete capito, è l'amore. Dovrebbero impararlo tutti, dovrebbero crederci tutti, perché a quel punto davvero la vita la guardi con un'altra prospettiva e il mondo potrebbe essere migliore di come si presenta ora a tutti noi. C'è chi crede che la vita sia voluta dal destino, chi sostiene sia opera di un Dio, e c'è chi come me promuove l'idea che essa sia fatta di scelte. E la scelta per la quale tutti dovremmo optare, ormai lasciate intuire qual è. Bisogna scegliere l'amore, perché l'amore va oltre tutto. Abbiamo incontrato Mariangela Gualtieri, che è una poetessa, e c'è stata una poesia che mi ha colpito e ho fatto un commento. La poesia è questa. C'è nella tristezza un contagio, amore mio, e da questo si vede che abbiamo fatto un comune cuore e siamo uno che pare due. Allora io insemino la gioia in questa cosa che non consiste, però esiste e tiene entrambi appesi. La gioia ce la metto io. Non possiamo proprio farne a meno di questa parola, amore, quel sentimento che ognuno prima o poi prova. La poesia ha pertanto il compito di descrivere nella maniera più pura tale emozione, sia nei confronti degli uomini che della natura, e togliere da tutto quel sentimento rosa a cui siamo abituati. In questa poesia la Gualtieri è in grado di rendere eterna tale attrazione tra uomo e donna. La poetessa descrive un amore profondo e talmente vero da fondere, da unire i due corpi. L'amore descritto da Mariangela non è dunque un banale sentimento, ma è piuttosto una guida, una sorta di educazione all'amore, alla felicità, come ciò che toglie dalla paura. Ha detto, infatti, nell'incontro che si è tenuto a scuola, il mio scopo è lo stesso di Dante, cioè fare felici gli uomini, perché in questo modo ognuno è in grado di apprezzare quella bellezza descritta dalla poesia. Si può notare, pertanto, come la scrittrice provi un totale piacere anche nella tristezza, parola presente nel primo verso. Questo perché sa di non essere sola, anzi, è proprio in quei momenti difficili che ci si affida all'altro. Emerge quindi fino a che punto tale affetto si può spingere, e poi gioire nel sapere che l'emozione che si prova è vera, che esiste anche se non consiste, perché è solo un sentimento, però c'è, perché è proprio grazie a questa che si è felici.
Ciò che stupisce di più in Mariangela è che, a differenza di molti poeti, ella parli di gioia. A noi arriva pertanto un aspetto rivoluzionario della poesia, incrementato maggiormente da un linguaggio rinnovato a suo modo, che viene da dentro, facendo sì che la parola, in una struttura complessa, quasi sconnessa, riacquisti un sentimento originario pressoché infantile. Per questo la si apprezza maggiormente. È efficace, infatti, la restaurazione del rapporto con tutto il mondo che ci circonda, cielo, terra, animali, il susseguirsi delle stagioni, lo scorrere del tempo, nella più totale autenticità, senza complicare nulla, ma anzi, nel creare un legame con tutto ciò che l'uomo sta sempre più trascurando e banalizzando. Grazie. Mariangela vuole venire qui. Ti faccio un mazzo. No, vuole venire qui. Magari recitare una poesia. Scusate, ho le scarpe slacciate, non ero pronta. Grazie, hai scritto delle cose molto belle, molto alte, insomma troppo forse per come mi vedo io e mi sento io. E grazie, comunque erano dette molto bene, scritte molto bene. E non so. Anche se il microfono non è proprio quello adatto. Dunque, visto che mi piace tanto parlare d'amore, andiamo con l'amore. Certo. Non sono capace, amore, di farti un canto. Tu sei tutto di spine. Tu sei tutto di spine e di fuoco e mi tieni lontana dal tuo cuore pericoloso. Io non so bastarti alla gioia e così poco mi pare ti incanto. Sollevo quell'ombra scontrosa che tu sei tutto d'amaro e furore. Tu sei in urto e sperdimento, mio velocista. Mio primatista del cuore, mio barbarico ragazzo di vento, mio torrente furioso. Arrivi alla mia acqua quieta con onde, sonagli e pepite d'oro. Vecchio fiume, saremo un bel giorno io e te. Io acqua e tu moto. Io sponda e tu vento. Io pioggia, tu lampo, io pesce, tu guizzo d'argento. Io luna riflessa, tu cielo, tu spada d'Orione, tu tutto l'amore umano che tento ad amarti per bene, mio grembo splendenza. Grazie a tutti. Per me è commovente vedere questa piccola assemblea raccolta qui ad ascoltare delle parole. È una cosa che mi sembra di una cultura, di una civiltà, di un'amorevolezza immensa. E vi ringrazio, è molto bello. Grazie. Era una canzone che doveva cantare Federico, però tenemos
sta giocando Martorello. Esatto, sta giocando, per cui non è potuto venire. La canzone è stata scritta da Napoli e si intitola Wasting Time, non proprio a te. Va bene? Salute. Ci vediamo l'anno prossimo. Grazie.